Sì, ti dico la verità, la squadra sta abbastanza bene, sereni, nel senso che giustamente arrabbiati perché ovviamente volevamo dare Coppa Italia e non siamo riusciti. Però, come dicevo prima, qualche tuo collega, ci sono delle variabili nello sport che incidono su queste cose. Sono variabili che non puoi controllare, variabili che vanno a incidere su tante cose e quindi da parte mia c'è la serenità di sapere che la squadra ci ha provato, ha lavorato e abbiamo anche provato in tutte le maniere di reagire a situazioni e a queste variabili che vengono a capitare di volta in volta. Però questo è lo sport, ci sono, ripeto, queste situazioni che non puoi controllare, che hanno influito parecchio, però sinceramente non mi sento di condannare la squadra o qualcos'altro. Ci sono state delle situazioni che mi hanno influito, quindi la squadra in questo momento è ovviamente è giustamente arrabbiata. La squadra è vogliosa di riprendere a giocare, per cercare di provare sul campo e reagire immediatamente. Banks, aggiornamenti? Ieri ha fatto un po' di corsa, quindi la prima volta che ha corso, ha coricato un po', ha toccato la palla ieri per la prima volta dal 27 di dicembre, sono tre settimane praticamente, e qualche segnale positivo c'è stato rispetto a mercoledì o giovedì, scusa, rispetto a martedì e mercoledì, però da qua a dirti che gioca o non gioca non so, ieri la società ha fatto un comunicato che non gioca. Che non gioca, poi se c'è il miracolo vedremo, però al momento hanno sì che dovrebbe arrivare, se tutto va, dovrebbe in teoria avere il visto, dovrebbe, forse domenica mattina essere qua. Per assistere alla partita. In teoria sì. Poi sai, visti o non visti, voli, insomma, come sappiamo, come abbiamo sempre detto, possiamo dire che un giocatore è nella città quando scende le scalette dell'aereo, finché le sale non siamo mai sicuri che le faccia tutte per salire, insomma. Alla fine della partita contro Cremona, alla ripresa degli allenamenti, hai fatto un discorso particolare con i giocatori. Intanto gli americani a volte non si rendono neanche conto dell'importanza della Final Eight o di quello che sta succedendo, perché vivono nella loro dimensione. Hai dato delle indicazioni precise, detto da questo momento dobbiamo cambiare passo, dobbiamo fare qualcosa di diverso o no? Sì, qualcosa ho detto, credo anche però che la differenza magari di altre volte, questi sono americani che comunque sanno, ci tenevano, perché da Banks, se vi ricordate, disse lui qua in una conferenza stampa che l'obiettivo per loro era andare a Coppa Italia. Quindi di sicuro sono ragazzi che sapevano perfettamente la situazione, a differenza di altre situazioni, come dicevi correttamente, però in questo caso, ripeto, sono consapevoli, da Scotti a Alian, i due slavi, quindi anche gli stranieri ovviamente sapevano di cosa si parlava. Si sta ricreando un po' la situazione, in qualche maniera, all'inizio dello scorso anno, degli sliding doors, no? Capitò con Henry che partì, con Ivanov che stava andando via però giocava ancora, adesso ti ritrovi con Banks che non gioca, con un pivot che probabilmente sa che prima o poi deve andare via, con un nuovo pivot che ancora deve arrivare, c'è il rischio che ci sia ancora un po' di confusione sia nella partita di Pistoia che magari anche in quelle successive. Può essere, sinceramente faccio fatica a dare una risposta certa. È chiaro che i ragazzi sanno che sta arrivando qualcuno, nel reparto lunghi in questo momento c'è un giocatore in più, perché ovviamente è chiaro che a rotazione rimarrà fuori un giocatore, quindi in questo momento è chiaro che ci sia un po' di... non è una situazione stabile, diciamo, è vero quello che dici, quindi però è anche vero che siamo abbastanza abituati, siamo in un mondo di professionisti, sono cose a cui ormai dovrebbero essere abituati, quindi ci devono combinare con queste cose. Però prima di parlare della partita di Pistoia, due curiosità su alcune cose che sono uscite in questi giorni. La prima era riguardo a Caggi,
giocatore che è stato, se non sbaglio, anche richiesto da, da Venezia, ma che la società ha tenuto a Brindisi. Sono uscite voci, dicevo, di una, di una, di un suo problema qui, qui a Brindisi, addirittura che abbia avuto qualche conflittualità anche nei due. E un'altra cosa invece, su un pezzo che ho letto, in cui si mettevano in discussione gli allenatori dell'Adriatico, Re Calcati, Paolini e te. Hai mai avuto problemi nelle ultime settimane con la società? Sei mai stato messo in discussione? No, sinceramente... Però ti ha indicato per ultimo, quindi non... Era sinceramente, non da subito fatto. Sinceramente, domanda che non capisco, dico la verità, per quanto riguarda Caggi, partiamo da Kenny Caggi. Kenny Caggi può darsi che effettivamente all'inizio abbia avuto un interessamento, però oggi Venezia ha firmato Mesut ufficialmente, un giocatore che è Savovic, sì. Quindi direi che la pista è decaduta. Per tornare al discorso di prima, io sono molto sereno sul lavoro di quest'anno, dai. Poi dico in generale, al di là di quello che tu dici della diatria, del terreno, del Marion, del Mare Genova, non mi interessa molto, dico la verità. Sono molto molto sereno perché, come dicevo prima qualche tuo collega, ci sono delle variabili nel nostro lavoro che alla fine sono difficilmente controllabili. Sono variabili che alla fine non, sulle quali non puoi fare tanto, sono variabili sulle quali alla fine non, non riesci a controllare. Quindi tu puoi fare tutto quello che ti pare, puoi lavorare, puoi pensare nella giusta maniera, puoi fare qualsiasi cosa. Variabili che vanno a incidere sul lavoro. Questo è lo sport. E d'altra parte credo che ti voglio dare solamente un numero. Tu sai quante gare abbiamo fatto a completo dopo la prima gara di Coppa e prime tre di campionato? Penso tre. Abbiamo fatto tre, nelle 21 partite rimanenti, a parte Reggio Emilia che era la prima di Coppa e le prime tre di campionato, sono rimaste 21 partite, giusto? Quattro gare a Berlino e tre di campionato. Quindi sai, sinceramente credo che in questo momento è anche difficile parlare di risultati o di cose. Io penso che sia l'importante, credo, la faccia che la squadra mette in campo ogni volta, che la, squadra, che la faccia di una squadra che comunque combatte, che è una squadra che ci prova. Noi siamo arrivati pari punti ad Avellino, che comunque è un bacio superiore al nostro, lo sappiamo. Siamo arrivati pari punti con Avellino, avendo perso ad Avellino, se vi ricordate, una gara supplementare quando ci mancavano due giocatori e mezzo. Ok? Quindi sinceramente credo che questa squadra abbia dimostrato che comunque ci mette cuore e ci mette anima. Sono 5 anni che sono a Brindisi e abbiamo praticamente sempre centrato gli obiettivi. Quest'anno è stata un'annata dove effettivamente le variabili sono state parecchie e molte volte è più difficile controllarle. Quindi siamo dispiaciuti, ma io sono molto sereno su quello che si è fatto fino ad ora e su quello che si può fare in futuro. Quando si ha la coscienza a posto, si è effettivamente un pezzo avanti. In questo momento la squadra ha ripreso a lavorare con voglia e con intensità e quindi siamo consapevoli che è dispiaciuto che la nostra Coppa Italia, cerchiamo di fare il meglio per poter andare più lontano nella seconda parte del campionato. Consapevoli che sono tante buone squadre, perché da Campuco si è rinforzata, Bellino che comunque... se tu vai a vedere le squadre che sono tutte quante sopra di noi, sono squadre che hanno dimostrato di poter meritare quella posizione. Noi onestamente, ti ripeto, è difficile riuscire a dimostrare quelli che siamo stati. Chi siamo, onestamente, non lo sappiamo ancora. Mi ha fatto la prima domanda Antonio, ha fatto la prima domanda anche lui. Onestamente è difficile in questo momento poter dire quale squadra siamo. Perché la società fino adesso non ha preso un giocatore? Perché non sapevamo dove metterlo? Se Scotto non recuperava, se questo giocatore non rendeva. Quindi diciamo che discorsi che ci siamo fatti da ottobre, me lo chiedeva Franco tre settimane fa, quattro settimane fa, il motivo per cui non si era preso un giocatore. Dove lo mettevamo? Al posto di Scotti Reos che non recuperava o al posto di un lungo, che magari era in difficoltà. Quindi dico sinceramente, se volete fare un'analisi molto secca e arida, è vero, siamo fuori dalla Coppa Italia. Da chi lavora e chi tutti i giorni qua dentro, posso dire serenamente che la squadra ha fatto quello che poteva fare, ci è mancato un pizzico di forse di determinazione, se vuoi, se, sai, alla fine mettiamo sul piatto tante cose, da giocare 4 gare su 21, dopo le prime 4 a completo, è dura per un gruppo come questo,
che sappiamo, e non voglio far nome, che è una rosa lunghissima. Abbiamo un esordiente che ha 30 anni in Serie A, come decimo, ok, che ha 30 anni in Serie A, esordiente, e Mazzaioli, che sappiamo che è un ragazzo che vuole darci una mano, ma che spero perfettamente che forse non faceva parte dei 10 che avrebbe giocato ogni tanto. Ha giocato anche 25 minuti in Coppa, se vi ricordate. Quindi, ti dico sinceramente, tutti dispiaciuti, ma sereni. Quindi la tua domanda dell'Adriatico, del Egeo, sinceramente, nel senso che... Debita. È una cosa qua non puoi contare a prescindere da tutto, perché appunto le variabili ci sono, ok? Nella pallacanestro, nello sport di squadra e in tutti i tipi di sport. Di conseguenza credo che, se poi abbiamo a che fare con dei dirigenti intelligenti, a questo bonus sicuramente tutti speravano, ed è normale che fosse, ma non ci si poteva contare. Di conseguenza penso che la società, che è una società sana e seria, sperava, ma non è che avesse fatto su questo bonus, non è un pilastro fondamentale, voglio dire. Sarebbe stato un ulteriore pilastro, un aiuto sicuramente importante, perché alla fine i soldi a livello professionistico sono importanti, però credo che la società abbia fatto i suoi conti anche senza questo bonus. Quindi la scelta di Nosì è tutta una scelta in parte tecnica, in parte anche calibrata, diciamo. Calibrata in base a quello che si poteva fare, indipendentemente dal bonus. Perché, ripeto, scommettere sui premi non è una cosa credo che una società professionistica possa fare. È giusto non scommettere, è giusto contare su quello che si ha, può essere anche il premio, tanto meglio, ok? Perché nello sport non si può scommettere. Se bisogna andare alla Stein, fare scommesse sullo sport, non può fare una società di Serie A. Quindi sono sicuro che avrebbero fatto comodo, ovviamente, tutti ci potevano sperare, era male che fosse. Ripeto, le variabili sono tante nello sport e quindi molte volte queste cose non tornano magari come uno vorrebbe. Non so se è tutto chiaro. Sì, sì, per me sì. Grazie, Piero. Altro? Franco. Sì, desidero dire una cosa, probabilmente dovrei farsi la settimana prossima. Come cambia la squadra con Hanžík? In questo momento cambia, nel senso che abbiamo Gagic e Hanžík che saranno prevalentemente i due numeri 5, Kenny Kaji, Zerini, Milosevic, con l'eventuale esclusione di Milosevic, qualche volta vediamo nelle rotazioni quali può essere, sarebbero i numeri 4. È chiaro che tatticamente ogni tanto potrebbero comunque giocare ancora, se non so, i due numeri 4, ma è una questione di tattica. A livello di ruolo di 5, sarà più frequente vedere Hanžík e Gaj, anche se qualche volta qualcuno degli altri tre ragazzi potrà andare ad occupare il posto di 5. Questo significa che sia Zerini che Gaj gli eviterai di andare a fare ad occupare il posto? Diciamo che tatticamente potrà accadere, anche perché Zerini è il mio difensore che abbiamo in assoluto. Zerini è bene per tutte le situazioni, è il migliore difensore, quindi non è escluso che possa comunque occupare quella posizione. Se mi chiedi così, in maniera adesso, parlando così a tavola, alla scrivania, dico che effettivamente ruolo di 5 c'erano Zic e Gagic, nel ruolo di 4 gli altri 3, con possibilità di ovviamente di andare a gli altri 3 ritornare con il 5. E Gagic e Zic insieme, questa è un'ipotesi? Secondo me è un po' difficile, perché sono giocatori, sai, il Gaggio non è velocissimo, Hanžík non ha tanto tiro da fuori, direi che sono due giocatori che si completano tecnicamente, ma vederli insieme non è così facile secondo me. Nella pallacanestro adesso moderna, dove è importante il campo per i giocatori che tirano bene anche da tre punti, due giocatori interni si possono usare, che non si può fare, però avendo la possibilità di avere Kenny Caggio, Zerini, un Milos, onestamente la vedrei un po' una forzatura. Hanžík è pronto a lui? Non lo so. Non lo so, nel senso che... No, non lo so. Nel senso che lui ha fatto... Lui ha preferito di giocare... Lui
11 novembre, se non sbaglio, credo 11 novembre, se non mi sbaglio, vi ho guardato, che sono due mesi pieni, abbondanti. Noi abbiamo già ovviamente una settimana fa messo in contatto lui con il nostro preparatore affinché seguisse un programma da noi suggerito, però sinceramente non sappiamo se è facilmente controllabile questo, come potete immaginare. Vedremo qua quando arriva in quali condizioni fisiche si trova. Però due mesi vuol dire che se non ha fatto niente è come se fosse in precampionato, è in precampionato. Se ha fatto qualcosa, come spero, credo, perché comunque è un professionista, lo verificheremo quando arriva. Va bene.